Innanzitutto buongiorno a tutti, signor Presidente, colleghi assessori, colleghi consiglieri. Iniziamo, è chiaro, entrambe le interrogazioni hanno lo stesso oggetto e per alcuni tratti ricadono all'interno trattano le stesse argomentazioni. Ci sono delle sfumature diverse, ma sostanzialmente andiamo a dare una risposta puntuale a quelle che sono le volontà degli interroganti, fornendo anche dati e numeri, e se volete possiamo anche dare una risposta che è più di natura politica, ma io credo che sia opportuno dare, così come richieste, dei numeri puntuali rispetto alle domande pervenute. Soprattutto quella del collega Pettinari ha avuto una gestazione un po' lunga perché la richiesta nasce da molto lontano e lo ringrazio pubblicamente. Oggi per allora per aver rinviato la prima volta, poi le altre motivazioni non sono dipese, diciamo così, da noi e quindi gli eventi. L'attuazione del PSR 2014-2020 è pari a 479.465.591,81 euro. Il target al 31 dicembre 2018 è di 86.585.329. La Regione Abruzzo ha avuto a disposizione 3 anni abbondanti, se consideriamo quando è stato approvato il nuovo PSR da novembre 2015, per conseguire detto obiettivo di spesa. E il target effettivamente raggiunto il 31 dicembre 2018 è di 103.224.335. Il target di spesa, l'N più 3, da conseguire entro il 31 dicembre di quest'anno è pari a 173.485.800. Considerata la spesa sostenuta al 31 dicembre, l'ammontare di quella da effettuare nel 2019 è pari a 70.241.464. Sì. È un valore di poco inferiore rispetto a quello che era stato fissato al 31 dicembre 2018. Perché di poco inferiore? Perché quella fatta, i 103 milioni di euro, tiene conto, riferita al 31 dicembre 2018, anche di quella che è stata fatta con la vecchia programmazione che è stata trascinata, che vale circa 29 milioni e 200 mila euro. Quindi sostanzialmente nelle 3 annualità precedenti sono stati fatti 72 milioni di euro di spesa del nuovo PSR. La differenza è sostanziale perché in 3 anni si sono fatti 70 milioni circa, in un anno, 2019, dobbiamo fare 70 milioni di euro di spesa. Questo è un ritardo che è generato anche dal ritardato avvio del procedimento 2014-2020, che quindi ha dovuto un rilevante rallentamento del target e incremento sulla dotazione di questo anno, proprio per il trascinamento e per gli effetti di sovrapposizione della vecchia programmazione 7-14 con la 14-20. L'andamento della spesa effettivamente sostenuta alla data del 10 ottobre, quindi reale, quella certificata, è di 122 milioni e 054.810, quella certificata, ma proprio in questi giorni e in questo periodo c'è tutta l'accelerazione e l'aumento di spesa in maniera esponenziale proprio perché vanno a regime tutta una serie di misure, tutta una serie di pagamenti che vengono calibrati come storia in tutte le regioni proprio in questo periodo. E comunque, proprio per un'operazione di trasparenza vera di quelli che sono i dati e che sono i numeri, alla data del 10 ottobre la spesa necessaria da fare è di 51.430.989,37 euro. La spesa complessivamente sostenuta rappresenta il 25,45% della dotazione finanziaria del programma, così come richiesto. È bene però fare delle precisazioni rispetto a quelle che sono le comunicazioni, insomma le richieste che vengono fatte dal collega Pettinari, è che questo PSR 2014-2020 ha un rilevante contenzioso
che sta condizionando tutta l'attuazione del programma. Nella risposta che darò al consigliere Pepe andrò anche di più, diciamo, nello specifico rispetto a alcune dinamiche, quindi mi scuso se sovrappongo, ma il senso delle due interrogazioni lo possiamo prendere nell'insieme. Contenziosi che da una stima oggi, che è ancora in corso d'opera, perché dalla ricognizione che si sta facendo emerge giorno dopo giorno, abbiamo un contenzioso rilevante di oltre 10 milioni di euro riferite a varie misure del PSR per vari motivi, e sostanzialmente questo rispetto a una programmazione fatta è chiaro che ha creato una grande confusione e impossibilità di agire nella spesa, perché era programmata in una determinata maniera. Al fine di alleviare, insomma, di ridurre il più possibile quello che è il disimpegno e quindi quella che è l'obbligo, l'impegno che questa amministrazione, io personalmente, l'autorità di gestione, il direttore e tutta la struttura sta lavorando in maniera encomiabile, a mio modestissimo avviso, e con grande cuore e professionalità per evitare questa sciagurata ipotesi, si sono messi in piedi tutta una serie di attività. Innanzitutto si è partiti con un monitoraggio rafforzato di quelle che sono tutte quante le previsioni, di quelle che sono lo stato dell'arte, di quella che è lo stato dell'arte delle varie misure di intervento, di tutto quello che, per evidenziare in maniera chiara, rispetto a una programmazione, ai bandi emanati, rispetto a quella che era l'attività che era in essere, come incastrare e rendere funzionale l'obiettivo del raggiungimento della spesa e del target con le programmazioni che, ahimè o per fortuna, sono oggi in corso d'essere. C'è stata una continua e costante con dialogo con la Commissione europea, con l'AGEA, abbiamo partecipato, fatto tavoli continui e costanti con il Ministero, con AGEA, e affrontato tutta una serie di problematiche che sono e stanno ahimè arrivando, cercando di anticiparne qualcuna, risolvendo qualche problemino prima, ma tutta una serie di problematiche oggi sono, diciamo così, in corso d'opera. L'ammontare complessivo delle previsioni di spesa che è stato inizialmente quantificato nella prima riunione era di circa 52 milioni di euro. Va fatta una precisazione: l'ultimo monitoraggio, che era quello stato fatto a metà giugno, un paio di giorni prima della pensione dell'ex direttore, le previsioni portavano oltre 60 milioni di spesa. In realtà il 4 di agosto, il 7 agosto, quando abbiamo fatto questo riunione di monitoraggio rafforzato, è emerso che dei 60 milioni in realtà stavamo sui 52 milioni di euro, cosa che si è riuscita a, quindi evidenziando chiaramente che la programmazione era non conforme, non allineata con quella che era in realtà la capacità di spesa della Regione Abruzzo. Facendo una serie di verifiche aggiuntive, andando a recuperare altre situazioni, si era arrivati a circa 56 milioni già ai primi di settembre come proiezione di spesa e quindi possibilità di cogliere questo tipo di risultato. E attualmente è di circa 56 milioni la spesa facendo riferimento alla data precedente, quindi comunque rispetto a una proiezione, una previsione fatta, era già sbagliata all'inizio di circa 5 milioni di euro rispetto all'inizio di tutta quanta l'attività. E quindi questo è stato un elemento che ha generato, diciamo così, innanzitutto l'operazione di chiarezza per capire come agire. Oltre alle iniziative di confronto, monitoraggio, di soluzione in loco direttamente con AGEA e con la Commissione, dove sono state più interlocuzioni con la presenza della autorità di gestione, perché così voluta dalla Commissione a Bruxelles, una serie di videoconferenze dove abbiamo trattato una serie di temi, sono state fatte una serie di azioni dove sono stati dati degli indirizzi operativi chiari per poter cercare di arrivare all'obiettivo, come lo scorrimento delle graduatorie poste in essere con la possibilità di overbooking. È stato concentrato lo sforzo amministrativo per poter cercare, nella costruzione, costruendo anche una serie di task force, per poter aggredire quelle misure che possono raggiungerci, possono darci la possibilità di raggiungere l'obiettivo e che hanno una capacità di spesa importante e funzionale. Sono state coordinate le attività di controllo, perché
Una cosa che ho rilevato dall'inizio all'interno di questo dipartimento è che in realtà dentro questo dipartimento, nelle 23 sedi o negli sta, ogni sta è una repubblica a sé, o meglio. Cosa significa? Che non c'era una omogeneità di trattamento, di comportamento nella fase di istruttoria e nella fase, diciamo così, di analisi delle pratiche che vengono presentate, cosa che di per me ha un valore gravissima, ma che è stata, diciamo così, indirizzata con l'attività del direttore non solo di supporto, ma anche con l'approvazione che c'è stata in questi giorni di una sua determina, dove ha approvato gli atti di indirizzo, dove diciamo così viene fatto il decalogo di come bisogna agire per risolvere questi tipi di problemi. Ci sono, come dicevo, una serie di contenziosi, una serie di problemi di natura amministrativa, e qui è stata fatta un'azione, si sta facendo quotidianamente, ma già sono stati posti in atto una serie di atti dove si è reintrodotto un elemento che in questa regione sembrava un qualcosa di assurdo, quello del supplemento istruttorio. Supplemento istruttorio che, per quanto riguarda il PSR, soprattutto riferito ad alcune misure, sembrava come se fosse un qualcosa che questa regione non potesse applicare, quando uno dei principi su cui il diritto amministrativo e il buon andamento dell'amministrazione si deve assolutamente allineare nell'interesse dei cittadini e in questo caso degli agricoltori. Stiamo dando forza a un incremento di assistenza tecnica, dove per la prima volta in questa regione vogliamo far riferimento a un affidamento in house, utilizzare quelle che sono le nostre società riferite a questo argomento. Può sembrare una banalità, ma per la prima volta si decide, cari colleghi, che al di là di quelle che possono essere le assistenze tecniche che utilizzate a livello nazionale con quello, che noi abbiamo la possibilità di utilizzare le nostre società e quindi far sì che sia abruzzese qualcuno che segua questo argomento, innanzitutto partendo dalla società. Io credo che sia una rivoluzione questa, sotto l'aspetto anche concettuale, collega Pettinati. Sì, Presidente. Io ho capito, però l'argomento è molto delicato e io chiedo venia a lei e a tutto il Consiglio regionale. Però su questo argomento credo che in questi mesi si siano detti e dati numeri e credo sia opportuno che ci sia la chiarezza nei confronti innanzitutto dell'Aula, ma soprattutto dei cittadini e degli agricoltori abruzzesi. Comunque, dicevo, monitoraggio continuo e capillare e poi ecco tutta una serie di cose che abbiamo detto che sono legate all'azione costante e continua che stiamo facendo. Sempre il collega Pettinari chiedeva gli importi, le percentuali. Ad ottobre l'importo dei bandi e delle procedure attivate ammonta a 385 milioni di euro, l'80% della dotazione del programma. L'ammontare complessivo dei provvedimenti di concessione è pari a 256 milioni 926 130 e costituisce il 53,59. La spesa effettuata, come avevamo detto prima, è il 25,45% di 100, e quindi 122 milioni. C'era poi un altro passaggio legato al chiedeva se era stato nominato o meno il direttore del dipartimento, perché l'interrogazione, non ricordo se era metà luglio. È stato nominato, come ben sapete tutti quanti, il direttore del dipartimento e l'autorità di gestione, che è la dottoressa Elena Sigo. Sottolineo che è il primo direttore dei dipartimenti di giunta che abbiamo nominato, segno proprio della celerità con cui è stato fatto. Qualcuno fa riferimento che c'è stato un vuoto e un'assenza. C'è stato un voto in assenza di poco più di un mese, che credo che sia un mese per una semplice malattia, può succedere, diciamo così, tra virgolette, a tutti, ma c'è stata una assoluta continuità, perché ha svolto le funzioni di direttore del Dipartimento l'allora direttore generale Vincenzo Rivera, che io ringrazio pubblicamente per l'attività che ha svolto durante quel periodo, perché ha mandato avanti l'attività del Dipartimento con estrema solerzia. È chiaro che
un elemento diventa fondamentale nella riflessione che deve essere fatta all'interno di quel dipartimento, ed è stato l'abbandono con cui l'amministrazione, il governo regionale precedente, non ha tenuto conto di quelli che erano i pensionamenti e quello che era la macchina amministrativa, che è andata sostanzialmente a esaurimento, senza poter metterci dentro possibilità di forze fresche, senza mettere dentro una classe dirigente che potesse affrontare diciamo così, le sfide che un dipartimento, che un settore come primario l'agricoltura in Abruzzo deve avere. E quindi è stato un abbandono totale, e questa è una delle cose su cui sto lavorando in una riorganizzazione che è stata sarà approvata a brevissimo, dove ci sarà una, non ci sarà una rivoluzione totale in questa fase, perché il target è chiaro che è quello di raggiungere l'obiettivo di evitare il disimpegno, ma è chiaro che è una riorganizzazione che vedrà innanzitutto con nuovi dirigenti che entreranno in forza all'interno del Dipartimento, e poi andremo a fare tutti i passaggi conseguenziali, tenendo conto della ricognizione che è stata fatta proprio in questi giorni, che è una ricognizione che tiene conto delle persone che ci sono attualmente, dei pensionamenti futuri e di quelle che sono le necessità che potranno esserci negli anni futuri. Grazie. Prego, consiglio Pettinari, diritto alla replica e poi la risposta al collega Pepe. Sì, ho ascoltato molto attentamente, Assessore, e viene fuori che i dati che sono stati forniti nell'interrogazione sono tutti veritieri, quindi questo mi fa piacere. Il problema è un altro: non mi ritengo soddisfatto, perché dotazione complessiva 480 milioni di euro, è venuto fuori e quindi è confermato quello che dicevo prima, che a malapena si sono spesi 120 milioni di euro, siamo per entrare nel 2020 e quindi a ridosso. La domanda cardine cruciale è: rischio decontribuzione dei finanziamenti europei, punto interrogativo. A mio avviso c'è tutto questo rischio, perché di 480 milioni sono soldi freschi importanti che sarebbero dovuti rientrare alle piccole e medie aziende agricole abruzzesi. Siamo a rischio dei finanziamenti, ma non solo, recupero da parte della Commissione europea, non solo. Problema è, io ho ascoltato bene quello che dice lei, 70 milioni nei primi tre anni, 70 milioni lo faremo tutto nel 2019. Sicuramente c'è una responsabilità della precedente amministrazione, c'è tutto. Infatti, se io fossi stato assessore all'agricoltura precedente amministrazione, non avrei avuto il coraggio di presentare un'interrogazione. Adesso c'è il precedente assessore che discuterà dopo di me, no, perché c'è comunque, è evidente che la responsabilità va in continuità, è evidente, ma su tutto andate in continuità, non solo su questo. Quindi è stato speso poco nella precedente amministrazione? Sì, sicuramente, grande responsabilità, ma anche voi non state facendo nulla, a mio avviso. Il problema principale qual era? Carenza di personale, perché lì c'è una carenza di personale organica, lì non si può lavorare, non riescono a lavorare. Lei ha detto 20 sedi, 20 repubbliche a parte, ma non solo, c'è carenza di personale. Lei come fare? Ascolti il mio consiglio, faccia frutto a qualche volta dei consiglieri regionali. Avete delle aziende partecipate dove ci sono anche, c'è personale in esubero, andatele a prendere da lì, prendete quel personale, fatelo lavorare. Ne abbiamo tante di società partecipate controllate da Regione Abruzzo, dove c'è personale che sta lì a grattarsi i pollici, non per colpa loro, ma per colpa vostra che non li sapete impiegare. Andate lì, prelevate. Adesso non voglio fare i nomi di queste società, però poi se vuole gliele faccio. Cioè, lì deve andare a prendere il personale, metta questo personale nel Dipartimento Sviluppo Agricolo e facciamo andare avanti questo, perché poi le piccole e medie imprese agricole non solo stanno soffrendo una crisi enorme, non solo io a dover insegnare queste cose, ma stanno e avevano progettato tante attività e magari non vedranno mai finanziate quelle attività, quindi un danno economico allucinante, enorme, nei confronti dei nostri piccoli agricoltori, medi agricoltori, grandi agricoltori, da coloro che coltivano la terra, che è una delle attività più eroiche della nostra regione, mi lasci dire, Assessore. Quindi questo è il problema. Grazie. Assessore Prudente, vuole fornire la risposta all'interrogazione del consigliere Pepe? Grazie Presidente. Brevissimamente, il principio è proprio quello, di utilizzare le nostre società. E oggi, in aggiunta di oggi o domani, andremo, dopo aver fatto una ricognizione su alcune possibilità, perché per rendicontare il PSR è una procedura completamente diversa rispetto a tutti gli altri fondi comunitari.
e quindi poter pagare, utilizzare le persone per fare determinate attività, bisogna farlo con una certa scienza e coscienza, e quindi non tutte le nostre società sono in grado di poterle, non possiamo utilizzare tutte le nostre società, ma l'azione è proprio quella. E ringrazio il Presidente Pettinari, anzi lei Presidente, che è persona che si è impegnato molto nei diritti civili, le chiedo una mano e le chiedo di occuparsi, così come si è occupato di alcune tematiche, di tutto quello che è le attività che vengono messe in piedi da me e dal Dipartimento delle Politiche Agricole, con un'operazione di trasparenza e di supporto, di pungolo e di suggerimento. La invito a darci una mano nell'interesse, così come ha fatto negli anni passati su alcune tematiche, le invito a darmi una mano, a dare una mano agli abruzzesi a fare un'operazione del genere come ha fatto in passato. Sarebbe molto importante per la chiarezza del passato e soprattutto per la prospettiva del futuro, perché io la prospettiva del futuro la voglio fare insieme a quest'Aula e la voglio fare soprattutto insieme a quelle che sono le esigenze degli abruzzesi, che hanno e necessitano di una risposta. Passo alla seconda interrogazione che